I fiumi e i laghi. Che cos'è un fiume? Un fiume è un corso d'acqua perenne che non si prosciuga nemmeno nei periodi di massima siccità, che nasce da una sorgente che si trova generalmente in montagna, dove i ghiacciai, i nevai e le frequenti precipitazioni garantiscono abbondanza d'acqua. In altri casi ha origine da un solco. Il solco entro il quale il fiume scorre è detto alveoletto, ed è delimitato dalle sponde. Il territorio dove scorrono fiume e tutti i suoi affluenti è definito bacino idrografico di quel fiume. Nel bacino idrografico tutte le acque confluiscono in un unico fiume. Il confine tra un bacino idrografico e un altro è chiamato linea spartiacque. Linea spartiacque è così chiamata perché separa le acque che formano bacini idrografici vicini. Oltre che dalla sorgente, un fiume può ricevere acqua anche da altri fiumi che vi confluiscono, detti affluenti. Il fiume può terminare in un altro fiume, in un lago o in genere nel mare. La foce è lo sbocco di un fiume nel mare. Si distinguono due tipi di foce: foce a estuario e foce a delta. Se il mare presenta forti correnti e maree, i detriti trasportati dal fiume vengono dispersi e il fiume si riversa nel mare in un unico grande braccio, formando una foce a estuario. Se il mare è privo di correnti e maree, i detriti trasportati si accumulano, formando isole e cordoni di terra che dividono il fiume in molti rami, ha così origine la foce a delta, dalla lettera maiuscola greca delta, che ha una forma triangolare. I laghi sono bacini d'acqua prevalentemente dolce che si raccolgono in cavità del suolo con dimensioni e profondità variabili. I laghi vengono classificati in base alla loro origine. I laghi glaciali si sono formati nelle cavità scavate dai ghiacciai che ricoprivano buona parte delle terre emerse durante le glaciazioni e quando i ghiacciai nelle epoche successive si sciolsero, le cavità si riempirono d'acqua, dando così origine ai laghi glaciali. I laghi tettonici si sono formati all'interno di grandi avvallamenti o spaccature provocati dai movimenti della crosta terrestre. I laghi vulcanici sono antichi crateri di vulcani spenti, riempiti nel tempo dall'acqua e spesso sono di piccole dimensioni, ma di notevole profondità. I laghi costieri sono bacini d'acqua salata o salmastra che si trovano in prossimità del mare. In genere i laghi sono alimentati dall'acqua di un fiume, detto immissario, e possono riversare le loro acque in un fiume, detto emissario. Infine ci sono i laghi di origine artificiale, che sono quelli che si formano a monte di una diga che sbarra il corso di un fiume.